Nasce donna Matti artisti, una canzone amatissima da noi napoletani, quando la sento. E Sofia Loren l'avete vista tra le braccia di un individuo, di un soldato invidiato, perché per l'appunto aveva tra le braccia Sofia Loren, e ammirato in tutto il mondo, amatissimo dalle donne, è Giacomo Rondinella ed è venuto a trovarci. Lontana da stupore e a te volo come un sogno, niente voglia e niente spero, tanto niente sempre affianco a me. Stai sicuro quest'amore, come so sicuro e te. Bandiera della canzone napoletana degli anni 50. Datevi un bacio, datevi un bacio, datevi un bacio, bacio. Grazie, grazie, grazie. Anche la Volpe ti vuole abbracciare. Oh, grazie, grazie, grazie. Le più belle ce l'ha avuto Rondinella, la Loren, la Capo, la Volpe. Allora cominciamo a parlare, io mi permetto di darti del tuo, ma ti prego, guardatemi. Possiamo dire una carriera artistica splendida. Grazie, grazie. Longeva, meravigliosa, grazie. Tu suoni in tutto il mondo, ma grazie. Il tuo destino doveva essere un altro, perché tuo padre ti pensava più come... più per la vita militare, più come ufficiale di marina, sì, tante... studiavo per capitano lungo corso. Che lui ti iscrisse a un istituto nautico, sì, vero? Chiaro, no, però sì, sì, sì. Il diavolo ci mise la coda, sì, scatta sì. La metafora, una coda... La coda di Totò. La coda... Cosa successe esattamente? Io studiavo all'Accademia di Arte Drammatica lì all'Istituto Nautico lì a Piazza Montesanto, che Roberta conosce, e venne Totò per... Posso chiedere? Sì. Ecco, meglio questo microfono meglio per parlare. Ah, per cantare. Sì, 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 va bene, va bene. E venne Totò per, come ospite, e noi organizzammo per lui uno spettacolo. Il comandante sapeva che a me piaceva recitare e cantare e mi invitò, dice, cadetto, allora per Totò una canzoncina, una poesia, qualche cosa. Bene, comandante. E io gli esibì, finito lo spettacolino organizzato per Totò, Totò venne e mi disse, cadetto, quando ti sei scucciato i fusi dove maranara, ti aspetti in la compagnia mia, ti aspetto nella mia compagnia. E questo, allora cosa succede? Questo fu. Io me ne scappai dall'accademia subito. Con le urla di mio padre, in famiglia, successe, di Dio, va bene, insomma, e incominciai a recitare come attore, come primo attore giovane con Totò, e ci rimasi 3 anni. In questi 3 anni Totò scriveva delle poesie, che ho musicato quasi tutte le poesie di Totò, e poi scrisse la famosa
ma la femmina quando si separò dalla moglie, il perché, come, quando, non mi interessa saperlo, non interessa a nessuno, quindi certo. Però successe questo, sì, e invece lui pensava che Diana, ciao Diana, so che mi stai guardando, anche Liliana De Curtis e Diana, un applauso anche a loro. E cominciò così, quindi Le cose stanno così. Allora, in poche parole, per essere telegrafico, Totò, dopo la separazione, Diana ritornerà da me, invece Diana non ritornò, si risposò. A questo punto, mala femmina, questo eco di dolore echeggiò per tutta Napoli, me la affidò, la cantai per la prima volta al Teatro Quirino di Roma nel 1950 con la direzione di Gorni Kramer e divenne un successo. Ma non raccontiamo tutto insieme, facciamo un passo alla volta, no? Allora, abbiamo detto che lei iniziò quindi a 18 anni, no? Abbiamo detto appunto con Totò che girò tutta l'Italia cantando le canzoni che proprio Totò stava scrivendo, quindi facciamo un passo un po' alla volta. Però io so che il mare che lei aveva comunque abbandonato continuava a fare sempre da sfondo alle sue canzoni d'amore. E c'è una canzone straordinaria che ormai ha fatto compagnia a tutte le generazioni, perché insomma mia nonna la canta, mia mamma la canta, insomma la cantiamo tutti quanti. Sì. È la canzone Il Marinariello. Oh Marinariello. Allora la possiamo risentire, partiamo proprio da questa grandissima canzone. Vicino mare, facimmo amore, a cuore a cuore, pensò spassare, sul mare mare, e ti just passar sommar e tirare so ma valore sulle qualità interpretative di Rondinella, però dobbiamo anche parlare della carriera di attore. E che carriera, perché ha lavorato con i più grandi del teatro e del cinema degli anni 50, da Anna Magnani ad Aldo Fabrizi, ecco. E tra queste Edoardo due, Di Filippo, e tra queste due parentesi chi ci mettiamo? Sì. Chi vogliamo ricordare? Vogliamo ricordare Edoardo, Carosello Napoletano, ho ripreso questo telefono. E quindi il mio debutto con Edoardo De Filippo e in Carosello Napoletano con la regia di Ettore Giannini, Carosello Napoletano che sta in tutte... A proposito del grande Edoardo, si dice che fosse una persona con un carattere un po' chiuso, spigoloso, ecco, ma nei suoi confronti? No, è stato sempre molto caro e gentile nei miei riguardi, perché sempre io figlio d'arte, venivo già dal teatro, quindi conoscevo tutte le discipline, ciò che praticamente lui voleva. E non mi aveva, grazie a Dio non mi è mai toccato, perché era terribile. L'unica cosa che mi accasciò, proprio mi diede un devastante, perché con Edoardo bisogna recitare tutto a memoria. E io avevo un copione sulle mie spalle, tre atti tutte sulle mie spalle, lui me lo disse, cioè, Giacomo, attenzione, imparato tutto a memoria. E con Edoardo non c'è neanche chi dà l'attacco, il suggeritore non esiste, neppure chi dà l'attacco nelle quinte, niente, tutto a memoria, guai. Questa è la vera bravura. Giacomo, io sono legato, non credo solo io, ma tutti noi, a una canzone di Galtieri, se non vado errato, Monastere Santa Chiara. Non ti puoi esimere, la cantiamo. Ma scherziamo, con piacere. Partiamo con l'orchestra, pardon, vai. Monastere Santa Chiara, tengo cuore scuro e scuro, ma perché ogni sera pensa a Napoli con me,
tutta nel capimondo, pistugona se schianto, quando senti di la gente si è fatta malamente, stupendo ma perché. Ma che già fa, ma fa paura e c'è tornare. Bello, che bello, che bello. Sono proprio contento, ho provato tutto ieri ma sono felice. Sono moltissimi film nei quali tu hai partecipato come ruolo, con il ruolo di grande prima protagonista. Tu giovane, prima tu giovane. Scusami, sì. Ti devo sempre chiedere, no, ti ma chiedo dico, perdono, ma per questo microfono. Ah sì. Ti chiedo scusa. È l'abitudine, l'abitudine. Allora, alcuni di questi film raccontavano le storie delle canzoni, alcuni erano la fotografia dei drammi del dopoguerra, insomma di quel periodo. C'è un film che si intitola Dov'è la libertà, dove tu lavori sempre con Totò, e il regista è Rossellini. Ce ne vediamo un pezzettino. Devo dire una curiosità a proposito di questo film, perché è stato girato da tre registi, cioè è partito Rossellini, poi alla fine non ce l'ha fatta, non l'ha finito di girare. Ma io ho avuto il piacere. Poi Monicelli e poi Federico Fellini. Io volevo sapere qual era il tuo ruolo all'interno del film. Facciamo un ladro, falsificatore, e lì poi c'è tutta la scena, perché quello è un pezzettino del film, certo. Praticamente, dove ci incontriamo in carcere, io canto una canzone, lui mi racconta la sua vita, io la sua, e poi sei un bravo ragazzo, è un bravo ragazzo, invece un ladro, praticamente ci incontriamo, va a cambiare questi soldi, io do la moneta falsa, prendo quella buona, la falsa la do a lui, quella buona me la do io. Straordinario, direi. Guardate, ecco la foto. Ecco, abbiamo una foto, ecco, sì, foto con il maestro. Grande maestro. Quindi insomma lei è stato un grande attore, un cantante bravissimo, un uomo affascinante, ma so anche che agli inizi della sua carriera lei veniva spesso a Roma e andava a mangiare in un ristorante che stava vicino al Senato. È un ristorante molto particolare perché si mangiava benissimo, ma credo che non sia proprio questo il motivo. No, assolutamente. Perché ci ritornava sempre? E lì incontrai mia moglie praticamente. Ecco. Chi era? Ci racconti un po'. Ecco la foto. Bella, bellissima questa foto. Ed eccola qui, la signora Alda è con noi oggi. Sì. Buongiorno signora Alda. Eccola signora. Buongiorno. Buongiorno signora. Si chiama Alda, Roberta. Alda. Allora, 53 anni di matrimonio senza mai litigare una volta, 53 anni. Allora esistono queste storie. Io ho saputo però che sua moglie, a un certo punto del vostro matrimonio, sua moglie Ada ha cominciato a seguirla. Ma dammi del tuo, Roberta, fammi il favore, ti ringrazio anche tu, dammi del tuo, ma facci sentire chiarirla, più vecchia che la sonda. Allora, tua moglie Ada ha cominciato a seguirti nelle tournée. Qual è la canzone, la vostra canzone, la canzone della vostra vita? Io dovrei la sa. E allora cantiamola. Meraviglia. Prego Giacomo. Io dovrei la sa. Io dovrei la sa. Cuore lungo dice de sciatà. Goro, sto scemo che sto vecchio e goro, non mi dice di scedà, che di scedà. Io vorrei a dormire, io vorrei a dormire, vicino già da tuia, non avrei. Thank you.
carriera di cantante. Grazie a te. Allora, io faccio scemare naturalmente gli applausi, perché è giusto che se li goda gli applausi, perché è l'alfiere della canzone napoletana, mi sembra giusto. Allora, nel dopoguerra, fino agli anni 50, in molti paesi, in particolare del sud, c'era una sorta di derby. C'erano delle tifoserie divise tra Giacomo Rondinella e Claudio Villa. Due bandiere, due modi di, forse di interpretare la musica, non lo so. Ma com'è nata questa rivalità? Con Claudio un amico, innanzitutto un amico, un caro ragazzo, una persona eccezionale, un grande artista, veramente. Purtroppo devo dire che ci sono le testimonianze, con me non la spuntava mai, che devo fare, è così. Iniziamo con una trasmissione che si chiamava, sarò breve, 10 d'amore, d'amore, canzoni d'amore da salvare, io ne salvai 7 e lui 3, rimase malissimo. Poi tutti i festival, io arrivavo secondo e lui terzo, dove arrivavo primo lui arrivava secondo. Poi, dove lui si addolorò veramente, mi dispiacque molto, io avevo fatto già una ventina di film, stavo sulla cresta dell'onda, i miei film incassavano allora centinaia di milioni, ed ero dalle produzioni, ero portato così. Lui vinse a Sanremo con la canzone Cantami Bugione e Tristezza, e giustamente lui disse, io ho vinto il primo premio, e farò io il film. E invece una produzione disse, noi il film lo facciamo con Giacomo Rondinella, e lui, questo fu veramente un dolore per lui, e mi dispiacque anche a me questo film. Però le rivalità successo. Nel mondo dello no, spettacolo, ma poi quando ci incontravamo, amici intimissimi, veramente ci si stimava moltissimo sul piano dell'artistico, praticamente in tutti i campi, ragazzi, è così, insomma. Abbiamo ricordato che Rondinella, Giacomo, ha recitato con grandi attori, grandi registi. Però non abbiamo detto una cosa, che tu sei anche un talent scout, perché hai scoperto due attrici italiane amatissime, Virna Lisi e Marisa Lasso. Ma come hai fatto a scoprirle? Mi domando. Ma dovremmo stare qui una settimana a raccontare i dettagli. No, sarò breve. Il papà di Virna Lisi era molto amico di mio padre. Il papà di Virna andò a trovare mio padre, io avevamo fatto già tanti provini, non trovavamo l'attrice per il film che dovevo fare, Napoli Canta. E ritornai a casa un po' scocciato, perché non ne potevamo più. Apro la porta, ciao papà, buonasera, e vedo la scrivania di mio padre, il papà di Virna Lisi, con questa ragazza. Eccola qui, questa è l'attrice. Fatto! Provino, film. E allora? Bella donna all'epoca e bella donna ancora oggi. L'ho incontrata l'altro giorno per sanare. Allora, siccome sono delle bellezze nostre mediterranee che noi amiamo, vogliamo dedicare loro due questa canzone bellissima che si chiama Maruzzella, dedicata a Virna Lisi e a Marisa Lasso. Facciamo, vai. Microfono, orchestra, vai. Maruzzella, Maruzzella, e mi si rinda l'occhio umano, e mi dice invietta a me un dispiacere. Stu cor mi fai sbattere più forte l'onda quando cielo scuro. Prima mi dice sì, croce, croce mi fai. Maruzzella, 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 che mi sei rinda l'occhio umano e mi dice in vietta a me, rischio te. Sto coro mi fai sbattere più forte l'onda quando cielo scuro. Marisa sì, oroce voce mi fai qui, Maruzzella, 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 Maruzzella. Bellissima! Grazie. Bravo, maestro. Abbiamo ricordato un po' le tappe più importanti, fondamentali della sua carriera. Abbiamo ricordato che ha cominciato, abbiamo detto, come aspirante ufficiale della Marina,
e ha finito poi con diventando famosissimo come attore e cantante di successo. Ma qual è il momento più felice della sua carriera? Quando ho sposato mia moglie. Che bello. Non è la solita cosa. Grazie. È la verità. Meraviglioso. Ci sia. È la verità. Eccola. Me la ritrovo, lei si trova a me e tutti e due a Vicchiarella ci facciamo compagnia e quindi siamo felici e sereni. E poi dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna. Torniamo però al punto di partenza. Grazie. Abbiamo parlato di Totò, di questa canzone, Malafemmena, sì. E ci hanno detto che per contratto nei concerti era obbligato Giacomo Rondinella a finire con all'estero. Malafemmena all'estero è un inno nazionale americano. Io qualche volta io canto in 5 lingue praticamente nel mondo e in qualche concerto non mettevo Malafemmena, no? Non so perché. Se la prendevano allora quando ritornavo, perché grazie a Dio facevo successo ed ero riconfermato, allora il contratto mettevo, però deve concludere con Malafemmena. Allora credo che tutti quanti se la stiano aspettando, proprio è un atto dovuto. È un atto dovuto. Senza avere sul contratto. Giacomo Rondinella, Malafemmena. Grazie. Si avesse fatta nata quella che fatta a me, stomma t'avesse accise e vuoi sapere perché in coppa sta te e me ne come a te non c'è una sta pronta onesta come a me. Femmina, così da mala femmina, a scuocche fatte di aglio, la grave infamità. Femmina, se tu pecce la vita, m'indusse cada l'ora, no, non posso più cantare. Femmina, si doccia come zucchero, però sta faccia d'angelo, lo servo per ingannare. Femmina, ma sia più bella femmina, ti voglio bene quando posso scusare, così da malapena, la scuola mi fatto piangere, la grevena mi fa, femmina, ma si nama. Voglio bene il toglio, ma chi te vuoi scredare? Allora, grandissimo Giacomo Rondinella, grandissimo. Che cuore! Volevo anche ringraziare la mia orchestra perché è un'interpretazione difficile di questa canzone. Grazie ragazzi. Grazie Ferris, grazie a tutti. Gli applausi a scena aperta. Grazie. E allora, è stato con immenso piacere che abbiamo ospitato un grande della musica italiana, grazie. Un alfiere del nostro paese. In Italia, all'estero, amatissimo, invidiatissimo, le donne più belle, ma una qui nel suo cuore, donna Ada, che è lì e che sorride e che l'ha accompagnata per un'intera vita, è stata al suo fianco, grazie. Assaporando i momenti più belli della sua vita. Posso dire una cosa? Due. Signori, chi è più bello di tutti e due, per cortesia?
Possiamo dire la verità? Giacomo Rondinella! Grazie! Grazie ancora! Bravo! Giacomo Rondinella, adesso va a raggiungere la sua ada. Arrivederci! E noi invece ci spostiamo. Come ci arriviamo, amore? Beh, direttamente così, volando. Ci spostiamo in cucina. Forza lì, vai. Fantastico.